Fratelli carissimi, questo Vangelo ci parla della Chiesa, ci descrive la nostra madre, ci descrive la sposa di Cristo, descrive la nostra vita, sposata a Cristo, in un mistero che supera anche il mistero del nostro matrimonio. San Paolo paragona il mistero dell'unità, dell'unione intima tra Cristo e la sua Chiesa al matrimonio, ma il matrimonio prende vita, alimento, l'amore matrimoniale, la vita matrimoniale prende alimento dalla Chiesa. Ogni amore umano attinge e scaturisce dall'amore di Dio che noi possiamo sperimentare, vivere, toccare nella Chiesa, nella porzione di Chiesa concreta nella quale siamo stati chiamati. Oggi non posso non parlare della comunità cristiana concreta nella quale Dio mi ha chiamato, perché dove tu sperimenti l'amore e l'unità di cui parla il Signore? Qui non sta parlando di singoli, qui Gesù sta parlando di una comunione, di una comunità, perché il mio amore sia in loro, l'amore con il quale tu mi hai amato sia in loro, non dice in lui, in lei, ma in loro. Tutta la preghiera sacerdotale del Signore, il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, si riferisce a una chiesa concreta, a una comunità concreta. Tu hai questa esperienza, perché altrimenti stiamo parlando di aria fritta. Non c'è incontro, non c'è intimità con Dio Padre se non c'è intimità con la Madre Chiesa. Non c'è gestazione nella fede, che significa proprio sperimentare giorno dopo giorno, istante dopo istante, crescendo nella fede, ciò che oggi il Signore ci ha annunciato. È molto serio, perché rimaniamo frustrati nella nostra crescita spirituale se non sperimentiamo questo amore e questa unità celesti che superano la carne. Un matrimonio che non è fondato in Cristo attraverso la Chiesa è destinato a sfiorire, diventa uno sforzo spesso sovraumano e quindi impossibile all'uomo, impossibile a te, impossibile a me. Per quanto io possa parlarti, per quanto un prete in un'omelia possa illuminarti, se non hai questa esperienza nella tua vita, se non hai l'esperienza che Dio ti ama veramente, ma ti ama attraverso una comunione concreta, fratelli, da una parte c'è il rapporto intimo e personale con Gesù Cristo, che è, diciamo, un rapporto verticale, ma dall'altra parte c'è il braccio orizzontale della croce che unisce i fratelli, per cui questo braccio verticale che è piantato nella terra, ma spicca verso il cielo, si concretizza, si realizza nell'amore tra i fratelli. La prima lettera di San Giovanni che parla di questo amore, chi non ama il suo fratello rimane nella morte, non ha mai visto Dio. È inutile parlare dell'amore di Dio se non ami il tuo fratello. Tutte queste parole, le parole sulla fede di San Giacomo per esempio, molto forti, fammi vedere la tua fede senza le opere e io attraverso le mie opere ti mostrerò la mia fede, si realizzano in un contesto concreto che è una comunità cristiana, cioè che è la comunità di coloro i quali non sono stati scelti, non hanno scelto né Dio né quei fratelli con cui camminare nella fede, ma che sperimentano la scelta, l'elezione di Dio che precede anche il nostro apparire su questa terra, una scelta che viene dall'eternità e punta verso l'eternità, la scelta di Mario, di Francesca, di Luigi, persone che tu non conosci, persone che forse tu non avresti nemmeno scelto, persone diverse da te per cultura, diverse da te per credo politico, diverse da te per ceto sociale, persone concrete, realissime, che tu impari giorno dopo giorno a conoscere, delle quali a poco conosci la sofferenza. Dice un rabbino, come fai tu a dire di amarmi se non conosci il mio dolore, se non conosci cos'è che mi fa soffrire? Allora è evidente che in un rapporto superficiale, legato per esempio alla messa domenicale, questo non avviene. Se oggi il Signore dice, pregando, questo è il mio desiderio, attenzione, il desiderio di Cristo è che tu, insieme ai tuoi fratelli, contempli la gloria di Dio, quella di cui parlavamo l'altro giorno. La gloria di Dio dove? Nella tua vita. Perché essi siano dove io sono, cioè dove io esisto, dove io sono il Messia, dove io sono Dio. Il desiderio di Cristo, cioè il desiderio del Padre, il desiderio di Dio, è che qui sulla terra, noi possiamo sperimentare le primizie della vita celeste, della vita intima della Trinità, dell'amore che è la sostanza stessa di Dio, che stiamo vedendo in questi giorni. Ma se Gesù prega e dice, io non lo sto pregando soltanto per loro, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno la parola, è il primo elemento, la parola, e che tutti siano uno, perfettamente uno, cioè la perfezione dell'unità. Nel linguaggio evangelico, nel linguaggio di Gesù, i perfetti sono quelli a cui non manca nulla. Allora, l'unità a cui non manca nulla, questa unità perfetta, questa unità celeste, che non esiste da nessuna parte, che non esiste in una scuola di calcio, che non esiste in un gruppo di amici,
amici, che non esiste nel CAI, Club Alpino, che non esiste nel Circolo del Bridge, che non esiste di per sé in una famiglia, non esiste naturalmente in una famiglia, non esiste nella più bella amicizia, perché la perfezione dell'unità passa attraverso la totalità di ciascuno. Ciascuno così com'è contribuisce alla perfezione dell'unità. Ma così com'è significa con i propri difetti, con i propri limiti, le proprie nevrosi, con le proprie asperità di carattere, con ciò che non sopporti dell'altro. Ciò che ti rende insopportabile l'altro contribuisce alla perfezione dell'unità. Perché scende lo Spirito Santo, che fa di tanti uno. Lo Spirito che unisce perfettamente il Padre con il Figlio con il Padre, con questo incastro che non confonde le persone, ma le unisce perfettamente, in questo mistero che all'uomo è impossibile, cioè tu non ti puoi unire a tua moglie, umanamente parlando, non puoi unirti a tua moglie senza esigere nel fondo del tuo cuore che essa confonda dentro i tuoi schemi, dentro la tua personalità, la sua personalità. Cioè non la lasci libera, questo significa, non lasci liberi i tuoi figli, perché quello che contesta te stesso, quello che in tuo figlio contesta il tuo ideale di figlio, il tuo schema di figlio, il tuo schema di marito, il tuo schema di moglie, quello non lo puoi assumere. Se tu lo rifiuti, cerchi di cambiarlo, cerchi di piegarlo, cerchi di limarlo. Per cui non è perfetta l'unità, è un'unità apparente, è un'unità che sottostà a certe leggi umane, per cui l'altro non è accolto così com'è. Ciò che accadeva, se ricordate, in Sodoma e Gomorra, dove per il complesso di inferiorità, per il complesso di invidia, dovevano tagliare fisicamente le parti del corpo, le gambe, le braccia, di coloro i quali entravano a Sodoma. Siccome Sodoma erano tutti bassini, piccolini, avevano fatto questi lettini nei quali quelli che volevano o stavano entrando o erano stati presi prigionieri da Sodoma erano tagliati proprio fisicamente, perché loro non potevano vedere persone più alte, persone con le braccia più grandi, mentre invece la perfezione dell'unità è accogliere quello con le braccia più lunghe, più alto, eccetera. Ma questo è ciò che accade in tutti noi. Dove appare questa perfezione dell'unità? Dove appare questo amore che accoglie l'altro così com'è, senza confonderlo? Tu non lo confondi, non lo disciogli, non dissolvi le diversità, anzi, la differenza di carattere, di pensiero, una storia diversa, tu vieni da una famiglia diversa, una famiglia povera, quello viene da una famiglia ricca, tuo marito viene da un padre nevrotico, tu vieni da un padre mollaccione, per cui sei diverso, no? Allora, non si annullano le differenze, ma sono unite nell'amore, per cui io accolgo dentro di me la differenza dell'altro, l'altro accoglie la differenza dentro di me. Bene, questo si compie, realizza nella Chiesa, questo frutto della Pentecoste, che saranno, vedremo, le lingue nuove, che sarà l'annuncio del Vangelo, cioè che sarà il perdere la propria vita e il parlare le lingue di tutti gli uomini, di tutte le generazioni, di tutto il mondo. Cioè, ognuno può capire nella propria lingua ciò che la Chiesa sta parlando, perché la Chiesa nell'unità perfetta, che è quello a cui tutti aspiriamo, quello che due fidanzati quando si mettono insieme desiderano e sperano, quello che anche l'unione sessuale esprime, che sono due in una carne senza confondersi, l'uomo resta uomo e la donna resta donna, e da qui nasce un figlio, cioè un frutto meraviglioso, che è questo parlare una lingua nuova, la lingua dell'amore, la lingua che colpisce il cuore, che tocca il cuore, per cui tua parola incarnata in un'unità, cioè in un'esperienza visibile di amore che supera le differenze, che supera le barriere, quella parete che ci separa dall'altro, che ci fa passare ogni giorno per questa porta santa inaugurata dal corpo di Cristo, che è il corpo di Cristo, che è la Chiesa, questa unità, dice, fa credere al mondo che tu mi hai inviato. Se il mondo, cioè se tuo cugino, se tuo figlio, se il tuo collega di lavoro vede che c'è questa unità soprannaturale, può credere a Dio, cioè può appoggiare la propria vita nella tua esperienza soprannaturale. Allora la forma che Dio ha scelto per rivelarsi al mondo, questo era già in Israele, no? Nella scelta di Israele, tu non eri anche un popolo, tu eri gente raccogliticcia, la peggiore, non ti ho scelto perché eri bravo, perché eri intelligente, ma perché ti amavo al di là di tu, ti amavo per come sei, e ti ho scelto, mi sento il più piccolo, il più debole, neanche popolo. Tu che non sei un popolo, diventerai popolo mio, dice Osea, nonostante i tuoi peccati, nonostante i tuoi tradimenti, nonostante le tue idolatrie, i tuoi adulteri, io faccio nuove tutte le cose, io ti fidanzerò con me nella fedeltà, nell'amore. Questo rapporto di amore che si è dato sulla croce, dove Gesù ha dato gloria al Padre perché ha amato il peccatore e l'ha unito a sé, prendendo e assumendo i suoi peccati, i peccati di ogni membro della comunità cristiana, concreta, reale, questo mistero si dà a livello orizzontale, cioè tra i fratelli. Quando appare questa
comunione celeste e scorre attraverso i fratelli che si nutrono dell'unico pane, che si nutrono dell'unico vino, quando appare questo, il mondo può credere. Tuo figlio può credere e può appoggiare la sua vita su questo amore, perché lo vede concreto. Allora, se questo è vero ontologicamente, cioè in modo assoluto per tutta la Chiesa, per cui c'è un'unità tra un cristiano che vive in Africa, un cristiano che vive in Giappone, un cristiano che vive in Italia, in Francia, dove sia, in Sud America. Per cui quando io celebro l'Eucaristia, quando io partecipo all'Eucaristia, io sono in comunione con tutti i fratelli, anche quelli che sono nel cielo. Ma perché questo si renda visibile, come fa vedere tuo figlio che tu sei in comunione con Karamoto, o con José, o con Franz, o con Charles. Non lo vede, non li conosce, non sa dove stanno. Ma nemmeno tu, per credere che io sono in comunione con il fratello che vive in Africa, lo devo sperimentare, lo devo vivere con il fratello che mi sta accanto. Ma non un giorno, non un'ora alla domenica, dove non so nulla di lui, se non forse il pettegolezzo. No, con cose concrete, perché abbiamo bisogno di una comunità concreta dove crescere, dove conoscere l'altro, dove poter sperimentare questo amore che non viene da me, perché io non ho scelto questo, non ho scelto quella, anzi io non ho niente in comune con lui, eppure lì passa una comunione meravigliosa. Passa lì un amore, dopo tanti anni comincia a portare i pesi gli uni degli altri, ma non secondo il tuo schema, perché molti mi diranno, ma questo mi sembra un ideale utopico, perché io vivo da molti anni in una comunità concreta, eppure nessuno mi si fila, eppure nessuno è attento ai miei problemi, eppure ci sono quelli che sono avari, eccetera. Fermati, tutto questo che sta dicendo il Signore, questo amore, questa unità, l'amore con cui tu mi hai amato sia in loro e io in loro, questo è il desiderio tutto profondo di Cristo, cioè che Dio sia in te. Questo si realizza secondo lo Spirito Santo, secondo i tempi e il volere di Dio, non secondo i tuoi. Perché deve essere distrutto ogni tuo ideale, deve essere distrutto ogni nostro ideale che si trasforma in idolatria. Non esiste una chiesa ideale, non esiste una chiesa totem, feticcio. Queste sono tutte eresie. Tutte le eresie hanno pensato di sottolineare una forma di chiesa. La chiesa deve essere così, la chiesa deve essere colà, la chiesa è questo, la chiesa è quello. Tutte stupidaggini. La chiesa è poveri peccatori. Santi, peccatori che sono fatti santi, cioè santificati, cioè messi da parte da Dio per un'opera, per questa perfezione, perché il mondo veda questa perfezione, perché tu nella tua famiglia possa attingere in quell'esperienza, se tu sperimenti l'amore perfetto con Giuseppe, con Francesca, con Luigi, con i quali non hai nessun vincolo di sangue, se non il sangue di Cristo, se tu sperimenti lì, allora questo amore si travasa, per così dire, anche nel tuo matrimonio. Questo sacramento di salvezza che è la Chiesa, che ci unisce nel battesimo e ci unisce concretamente in questa porzione di Chiesa che è la comunità che si riunisce in Tessalonica, in Filippi e quindi nel tuo quartiere, comunità concreta. Questo amore, questa perfezione è un segno dove tu ti appoggi e nel quale tu cresci e che si travasa e che si realizza anche nel sacramento del tuo matrimonio. Come una fonte, no? Il sacramento del matrimonio ha la sua fonte nel battesimo e nell'Eucaristia, nella quale ti nutri dello stesso corpo e dello stesso sangue con questi fratelli. Così nel rapporto con i tuoi figli, così nel rapporto con tua moglie, imparando a lasciarti guidare dallo Spirito. C'è un direttore di orchestra che decide quando suona il flauto, quando suona il violino e quando suonano insieme e quando da solo. Cioè è lo Spirito Santo che scende sulla comunità riunita nel cenacolo in ogni liturgia.